Una moschea e un kebabaro attaccati ad Ajaccio, in Corsica, da alcuni dimostranti, semidistrutto il luogo di culto dopo che un gruppuscolo di persone si è reso protagonista di questi eccessi antimusulmani. In molti stanno cercando di mettere il cappello su queste proteste, chi le critica, come le autorità, e chi le giustifica, come il Fronte Nazionale e la destra. Il prefetto ha affermato che queste manifestazioni sono indegne e che nessuno potrà farsi giustizia da solo. Certains imaginent se faire justice eux-mêmes. In realtà le cose sono un po' più complicate. In settimana i pompieri arrivano nel quartiere dei Giardini dell'Imperatore, luogo difficile ma senza una maggioranza di popolazione musulmana. Qui sgombrano pneumatici e altro materiale che sembra sarebbe stato usato per fare fuochi e barricate per proteste violente. La sera di giovedì i pompieri vengono attirati nel quartiere da un incendio doloso. In realtà è un'imboscata, due vigili e un poliziotto sono feriti. Centinaia di persone tornano venerdì ai Giardini dell'Imperatore per sostenere i vigili, ma alcuni dei manifestanti vogliono farsi giustizia da soli e attaccano la moschea. La manifestazione iniziale, però, non era nata come protesta antimusulmana.